Onorevole Meloni, ascolti. Questa festa della Repubblica va dedicata a tutti gli italiani, va dedicata a tutti i migranti che si trovano sui nostri territori, ai rom, ai sinti che sono stati perseguitati. Questa è la forza della nostra Repubblica. Beh, diciamo che se ci teniamo questo governo rischiamo che la prossima parata la facciano i rom e i migranti, visto come sta andando. Reputo delle dichiarazioni stupide che servono semplicemente a darsi visibilità, a far parlare di sé e che non sono, diciamo, secondo me all'altezza di un Presidente della Camera. Fratelli d'Italia con la Lega governa diverse regioni, comuni. C'è la possibilità di un ingresso, di un suo ingresso in questo governo? No, se io avessi voluto entrare in questo governo l'avrei già fatto. Io penso che col Movimento 5 Stelle non ci sia niente di buono. Quindi Giorgia Meloni non prenderà il posto della 30, almeno per ora. No, non con i 5 Stelle, no. Io le ho portato la bandierina della parata, il tricolore. Fico lo dedica ai migranti e ai rom. Lei a chi lo dedica? A chi dedica questo giorno? Lo dedico all'Italia e agli italiani, lo dedico a tutti quelli che credono nell'orgoglio dell'Italia e che lavorano per farne una nazione sempre più grande. La dedico agli italiani patrioti, gli italiani che sono fieri di essere italiani.